Buonasera a tutti, rieccoci con una puntata di, eh, di Nemici, una puntata sulla storia, una storia che modestamente cerchiamo un po' di, eh, di divulgare con i nostri mezzi, non, non, senza, senza alcuna superbia. Il 7 febbraio di 74 anni fa a Porzus eh, la storia ebbe uno scartamento, un'accelerazione. Eh, L'eccidio delle Malghe eh, condizionò non solo il dibattito sulla resistenza e non solo sulla resistenza eh, friulana, ma segnò tutti gli anni a venire di questa nostra eh, Repubblica. Ne riparliamo qui oggi, nel giorno dell'anniversario, un po' perché la memoria sembra eh, diventare sempre più labile e questo non è un dato solamente anagrafico. Un po' perché la condivisione, la cosiddetta memoria condivisa, non è pane per i nostri denti e forse non lo sarà mai. Se è vero, come vero, e qui cito un fatto: che l'invito formale all'AMPI di salire alle, alle malghe per l'anniversario eh, dell'eccidio è, eh, è di due anni fa, è datato di due anni fa e l'AMPI non ha ancora eh, preso la parola in, questo, in queste circostanze. Eh, molto umilmente vogliamo fare anche un po' eh, di divulgazione. Umilmente e modestamente da parte mia, non certo da parte degli ospiti, di cui sono assolutamente eh, onorato eh, del fatto che abbiano ra raccolto il nostro, il nostro invito. Ve li presento subito Alberto Buvoli, dottor Buvoli, che è il presidente Emerito, si dice così: oh, mai, sì. è il presidente emerito dell'Istituto Striulano <ride> per la Storia del Movimento di Liberazione. Poi abbiamo il presidente dell'AMPI provinciale eh, di Udine Dino Spanghero e poi abbiamo ancora il rappresentante dell'associazione partigiani dello Soppo, eh, Roberto Volpetti, e infine un uomo di potere che quegli anni poteva dire molte cose perché sono gli anni successivi al sai, ha frequentato ed è stato come dire, collaboratore di Andreotti, ha frequentato Cossiga, insomma di cose ne può sapere, abbiamo il nostro onorevole eh, Giorgio Santuzzi. Io ho fatto un piccolo bignami di un paio di minuti e vediamo di eh, così, riordinare le idee. Tra il 7 e il 18 febbraio 1945, 17 partigiani della brigata Osoppo furono uccisi dai malghe di Porzoso Bosco Romagno, Ronchi di Spessa, Restocina e Rocca Bernarda. A sparare furono gappisti partigiani Garibaldini. Si tratta di uno degli episodi più drammatici della guerra di liberazione del nazifascismo, uno dei capitoli più inquietanti della storia del confine orientale foriero di laceranti divisioni e devastanti polemiche, capace di anticipare di anni la guerra fredda, di incidere nel dibattito politico e condizionare la vicenda italiana per i decenni a venire. Il 7 febbraio caddero le malghe Topi Work, Francesco De Gregori Bolla, Gastone Valente Enea, Giovanni Comin Tigre Ogruaro e la Turchetti Livia. Il 7 o l'8 febbraio a Ronghi di Spessa fu ucciso Giuseppe Sfregola, Barletta. Dall'8 al 18 febbraio furono ammazzati Gualtiero Michelon, Portos, Enzo Dorlandi, Roberto e Guido Urso Aragona a Bosco Music, Restocina, Angelo Ogello, Massimo, Franco Celledoni, Ateone e Rocca Bernarda. A Bosco Romagno scattò l'esecuzione di Guido Pasolini, Hermes, Antonio Previti, Guidone, Primo Targato, Rapido, Antonio Camarata, Toni, Pasquale Mazzeo, Cariddi e Salvatore Saba, Cagliari. Egidio Vazaz, ado, il cui corpo non è mai stato trovato, venne probabilmente ucciso nelle vicinanze delle malghe di Topliwork il 7 febbraio. L'attacco, guidato da Mario Toffanin Giacca, venne così ricordato da Mario Lizzaro Andrea. Un centinaio di gabbisti garibaldini senza divise, convinti sì, senza avere prove concrete che la ventina di partigiani osovani avessero rapporti con il nemico, appena giunti passarono per le armi il comandante Bolla, il commissario Enea, una donna indicata come spia da Radio Londra e un quarto uomo. Arrestarono poi gli altri che passarono per le armi in modo feroce, uno dopo l'altro, senza processo alcuno, 17 osovani assassinati. Quella non è stata giustizia partigiana, ma un vero e proprio eccidio. Ritengo che l'eccidio di Portsus sia l'origine della grande perdita di prestigio e di forza della resistenza garibaldina ed anche del PC. Purtroppo su quella formazione GAP di Giacca il comando del gruppo divisione Garibaldi Friuli di cui ero commissario politico non ha mai avuto alcuna influenza, essendo quella formazione che dopo Portsus pressoché sciogliemmo legata, e questo è assai grave, alla direzione della federazione comunista friulana dell'epoca. Ma i retroscena di Portsus hanno ancora la forza di far discutere. A modi appunti citiamo l'inconciliabile posizione di chi metteva al primo posto l'italianità di queste terre, rafforzata da un crescente anticomunismo, e chi vedeva nella liberazione dal nazifascismo il primo passo verso la costruzione di un mondo nuovo in cui il faro fosse l'Unione Sovietica. Il sospetto che lo Zoppo cercasse accordi con la decima Massa e il sospetto che questa non fosse che quella che oggi chiamiamo disinformazione. Il ruolo del nono corpus jugoslavo nel cercare di consolidare le pretese territoriali. A cui va aggiunto il sospetto che l'esercito jugoslavo puntasse direttamente al tagliamento, ma anche qui c'è chi sospetta che anche questo facesse parte di una certa disinformazione. Le manovre anglo-americane che paventavano con sempre maggiore insistenza la minaccia comunista sul confine orientale, il doppio o triplo ruolo di molti protagonisti di quegli anni, l'azione dei servizi segreti. Insomma, Porzus, con il suo drammatico esito fu il detonatore di una strategia geopolitica che segnò l'intero dopoguerra. Una lezione ancora viva. Ecco, una lezione ancora viva. Io comincio da, uh, da Buvoli, dal dottor uh, Buvoli. Mm, di fatto la cosa più concreta di tutta questa storia potrebbe apparire l'eccidio, i morti. Sul resto c'è tutta una serie di... Uh, riflessioni, analisi, ipotesi, supposizioni, disinformazione anche, perché poi di fatto c'è stato, stato anche questo, e, e quindi c'è ancora molto, molto da dire. È così oppure no, dottor Buvole? Continuano a, eh, ad uscire lentamente, ma continuano ad uscire documenti eh, nuovi che non si conoscevano... Per la nostra nessuna conoscenza della lingua slovena, perché alcuni archivi erano chiusi, come quelli di Belgrado, mentre, e quindi pian piano si eh, aumenta il numero dei documenti che cercano, di, che permettono, di capire il perché. Del cidio di Portus. I primi documenti noi li abbiamo avuti nei primi anni '70, era appena, era appena nato l'Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione e, e Moretti, Lizzero, prima Candido Grassi, Fermo Solari si sono trovati d'accordo nel confrontarsi sulla base della documentazione. Noi loro dicevano, noi non andiamo d'accordo per mille, mille idee, mille posizioni, per le posizioni ideologiche, però dal punto di vista storico facciamo un punto e guardiamo i documenti che abbiamo e cominciamo a da allora abbiamo cominciato a raccogliere i documenti. I primi documenti che ci sono arrivati sono arrivati dal fondo, eh, quello che noi abbiamo chiamato poi Fondo Lubiana, che è anche online e quindi si può consultare, certo. eccetera. E, e questo fondo Lubiana conteneva. Il primo, il primo elemento da mettere in considerazione conteneva tutti i documenti che c'erano alla maga di Portsus il giorno dell'Ecidio che eh, Giacca eh, e gli altri ma Giacca comandava questo gruppo li, li consegnò agli sloveni allora come mai i documenti di una formazione che formalmente doveva dipendere dalle Garibaldi invece consegnano la documentazione, non solo la documentazione, ma in una lettera anche le armi, il materiale trovato nei bunker, eccetera. Lo consegnano agli sloveni. Lì abbiamo trovato i primi documenti che ci hanno fatto, ci hanno messo su una strada. Che, eh, se se beh, più, vuole... più avanti ne parliamo. Eh, andiamo, allora, beh, io faccio la domanda anche a Volpetti: la, la cosa più, eh, più chiara sono i morti, sono i, i trucidati. Però, dal punto di vista dell'associazione partigiana Osoppo c'è anche molto altro di chiaro. Cioè, sostanzialmente eh, la Osoppo era quella, l'ho citata, che difendeva l'italianità. La questione del rapporto con il nono corpus e della Garibaldi Natisone, che si mette al servizio del nono corpus, è abbastanza esemplificativa. Loro allora erano sul confine io... etnico, eh, culturale, politico che divideva l'Italia, le vallate diciamo italiane, da quello che era eh, la parlata slovena, la cultura slovena, quindi C evidentemente eravamo sul crinale. Certamente, io ho visto che eh, Spanghero ha un po' strabuzzato gli occhi quando ho fatto questa, questa sintesi ardita. Di fatto, l'italianità poi aveva delle come dire, controindicazioni perché all'origine, Pare di tante questioni e soprattutto di questa, ci sono anche i rapporti con eh, la decima Mas, sì. con eh, forse forze ancora fasciste e questioni del genere. È così o no? Beh, mi consentirei di finire un secondo perché altrimenti c'è difficoltà a capirci. Eravamo su un crinale di una. Di una zona che era considerata comunque Italia, perché era diciamo così, eh, politicamente era Italia fino dal 1866 sostanzialmente, quindi era, faceva parte del Regno d'Italia e certamente eravamo su un terreno eh, di confine per quanto riguarda gli aspetti culturali, nel senso che etnica, eh, come etnia. E parlata, erano, quelle vallate erano insomma, di parlata slava anche se non slovena, quindi eravamo proprio in un, in un crocicchio, in un, in un, in un, in un confine diciamo, di carattere. Ecco, sentiamo Spagnolo. Chiediamo no, no, soprattutto la posizione del passaggio diciamo, della, della Garibaldi-Natisone alle dipendenze del nono corpo. C'è una dipendenza operativa, non c'è certamente una dipendenza politica. dal resto, l'accordo viene <coughs> confermato dal CLN Alte Italia. E comunque diciamo c'è una, una dipendenza operativa con il nono corpus. Dopodiché, sulla questione dei confini dobbiamo. Ma risulta che la Garibaldi in poi viene spostata per operazioni certo, all'interno, certo, ecco, certo. No? Sì, certo. non sui confini, parliamo di Dio. Eh, eh, Molto di là, al di là di di dell'Isunzo. Sì, ma appunto in problema di confini dobbiamo anche capirci quali erano i confini che dovevamo difendere: quelli del 66, quelli del 1918, quelli di Rapallo quelli del 1941 con l'invasione del Regno Jugoslavia, quali erano i veri confini su cui ci dovevamo soffermare noi. Quindi il problema è, è molto più complesso e non è di semplice soluzione. Dopodiché la Sioma... Eh, Garibaldino comunista e quindi slavo comunista e italiano fascista è una semplificazione che non ha certamente semplificato i rapporti no, all'Instituzione. Anzi, diciamo che è stato un detonatore di, quindi, di tante situazioni. Eh, per questo io dico che abbiamo bisogno cioè, di conoscere, di conoscere soprattutto, di conoscere, soprattutto sui sì. fatti. Eh, io spero, spero eh, si arriverà e si arriva ad una condivisione sui fatti. La memoria condivisa è un'altra faccia. Un'altra cosa è un che forse faccenda. è irraggiungibile. Santuzzi, in, in questo primo discorso abbiamo messo eh, i ferri in acqua e abbiamo cominciato a capire che da una parte c'era chi sostanzialmente diceva di difendere quali confini. Poi vediamo, vedremo forse che, eh, di quali confini si tratta. E dall'altra c'era chi diceva: primo stiamo combattendo il nazifascismo, dobbiamo liberare queste terre che il nazifascismo non era una cosa qualsiasi, insomma era qualcosa che aveva danneggiato sia gli slavi che gli italiani, eccetera, eccetera, e voleva, eh, probabilmente, le guerre sono guerre, fare anche, eh, come dire, bottino alla fine del, del conflitto. Sì, io vorrei dire prima di tutto che ormai gli attori del tempo non ci sono più, perché i partiti che si eh, combattevano prima, dopo, non esistono più. Oggi abbiamo la piattaforma Rousseau, quindi abbiamo tutt'altro schema politico. C'è da dire la seconda cosa, che in queste vicende eh, di confine giocavano molto anche le personali predisposizioni e io ho cercato di approfondire, eh, non ci sono riuscito completamente, chi era Tofanin, eh, da dove veniva Tofanin. Dofanin era un personaggio, un padovano, ex saldatore elettrico, che per non fare il militare in Italia andò in Croazia, quindi ha sempre avuto come riferimento eh, la Jugoslavia o Slovenia o Croazia. E fu iscritto anche al Partito Comunista Jugoslavo prima ancora che ci fosse la resistenza. Per cui il sospetto che il ragazzo che già comandava i GAP, che non avevano collegamenti col partito, perché i GAP agivano per conto loro, insomma, no? fosse un tipo sanguigno che volesse portare avanti ideologicamente i confini vecchi, nuovi, quelli che sono al tagliamento ideologicamente sostenuto dall'armata rossa sovietica che avanzava con Tito che stava occupando, voleva andare a Trieste, Tito, Gorizia eccetera, abbia pensato di far sparire questo gruppo di italiani che avevano la bandiera italiana loro. No? E mi diceva anche: leggevo Moretti, Moretti, che la sua bandiera italiana era addirittura con lo stemma di Savoia, perché lui era un monarchico, no? Quindi questo chiaramente fa salire il sangue agli occhi di chi ha una cultura totalmente diversa, e rimarrà sempre uno stalinista. Perché? Quando lui era in Slovenia, in Jugoslavia e c'è fu la rottura tra Tito e Stalin, lui si rifugiò in, in Cecoslovacchia perché faceva parte dei simpatizzanti di Stalin. Quindi questa è l'immagine di Giacca che dobbiamo tenere presente. Ho capito. La, la questione... Dica anche a noi, dai, dica anche a noi. Eh. Sì, non è che per esempio godesse di tanta simpatia nei confronti di Lizzaro, insomma, tanto per essere chiaro. No, no, ma infatti esatto. Lizzaro, quella, la cosa che ho citato di Lizzaro, <ride> appunto diceva questa cosa. Però, però Giacca è come dire il capro espiatorio ideale sanguigno, dice Santuz, stalinista, mm. eh, un, po', un po' così, insomma, no? Mm. E, quindi, e quindi qui entra il discorso sulle questioni che eh, poi hanno eh, portato alla ricerca del colpevole e dei colpevoli. Allora si è detto all'inizio erano fascisti, travestiti, eccetera, eccetera, poi si è detto erano eh, quelli del nono corpus, poi si è detto era un ordine partito dalla Federazione di Udine, poi si sono dette tante cose. buvole esiste una parola, non dico definitiva su questo fatto, Oppure dobbiamo ancora stare alle varie supposizioni? No, noi abbiamo. Se non si colloca la vicenda, la tragedia, il, il crimine di Porzus, nella questione delle rivendicazioni territoriali slovene non si capisce niente. Rivendicazioni che partono addirittura dal, da, da un trattato di Mosca del 1934 per, per, per voler dire la prima volta e su stato operaio dell'anno del successivo c'è so, il dibattito sulla Grande Slovenia che i partiti comunisti eh, di Austria, di Italia e della Jugoslavia, perché non c'era ancora quello della Slovenia, si impegnano per la Costituzione della Grande Slovenia. Ma noi abbiamo, per quanto riguarda eh, 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 i primi documenti che, che possiamo utilizzare per capire questo, eh, la difficoltà in cui si trovano le prime formazioni garibaldine, i primi tre, poi diventeranno quattro, poi alla fine cinque, battaglioni garibaldi. Che si trovano sul, dietro inimiti, Attime e Faedis, di fronte agli Soveni, i quali eh, persi, i, fanno di tutto per cacciare i garibaldini da questa zona. Qui, loro dicono che questa è terra nostra, quindi qui voi non ci state, andate in carne. Su, su, su che base diciamo eh, questo? Lo diciamo sul fatto che abbiamo. La lettera di Longo a Togliatti, Togliatti è a Mosca, Longo è a Milano. Il 3 novembre del 43, in cui eh, Longo si lamenta delle prepotenze fatte dagli sloveni contro le nostre formazioni, contro il nostro, le formazioni italiane, garibaldine che sono lì. Sottraggono le armi, sottraggono le bandiere, fanno ogni, ogni sorta di. Eccetera. E Longo denuncia questo fatto a, a, a Togliatti perché ne parlasse a Dimitrov. Difatti, quando arriverà la, la, la risposta di Dimitrov, ma saremo già nel marzo del 1944, eh, eh, da Mosca il quale dice adesso non è il momento di contrarsi sui confini, a questo ci penseremo dopo, accettando la linea portata avanti dai comunisti, non dobbiamo parlare di confini perché non, 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 non tocca a noi questo. No? A tocca a noi. Eravamo partiti però, no, era scusi Buvoli, di... dal, dal, dalle responsabilità. Io so che lei ha, un, come dire, ha elaborato una, 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 una riflessione che porta direttamente alle responsabilità slovene. Beh, certo, allora se noi vogliamo vedere, fra i documenti di cui parlavo prima, abbiamo due lettere ...della Natisone... del dicembre del... Per quello dico che no, che, che lo Sopo abbia avuto incontri con la decima, Mas lo testimonia anche eh, Borghese nel suo diario. ...primo dicembre... 45, dà ordine ah. al capitano Morelli di prendere contatti... Invece io parlo di prima. Nel dicembre ci sono due lettere dell'anatisone, del comando dell al comando del nono corpus, lettere le quali dicono eh, del problema della perniciosa presenza degli orzovani in questo luogo adesso non abbiamo potuto occuparci perché c'è stato un attacco tedesco. Nella seconda, di una settimana dopo, abbiamo dato l'incarico alla 157 brigata, eh, brigata della natisone di risolvere il problema, questo lo farà non appena arriveranno dei viveri, eccetera. Dal contesto delle lettere si capisce. Primo, che queste sono risposte a richieste, della, a richieste della, nono. del nono corpus, perché se no cosa scrivono dicendo risolveremo, Ho eccetera. Ho Quindi è il primo segno dell'interesse proprio concreto, scritto, Autenticate queste lettere dallo stesso Albin Marvin, che era il eh, capo di stato maggiore che siamo andati a intervistare a Lubiana. Quindi il primo segno è stato quello. Ma... Ma non l'unico. No. Ho capito eh, a Volpetti. Allora, eh, questo è il libro che ha curato ehm, Gianino Angeli, che poi, che poi ascolteremo, e eh, riporta una, una, una presa di posizione, una lettera di Aldo Moretti e dice: Certo utente che la lettera in cui bolla si dice fra due nemici: il nemico palese e il nemico occulto. Okay. Quindi anche qui insomma si fa, eh, si fa intravedere che il discorso è abbastanza concreto, cioè ci troviamo di fronte Boll, a Boll, nemici, come dire. Bolla aveva una percezione chiara uh, di quello che stava accadendo, molto molto chiara. Probabilmente aveva capito anche eh, a cosa stava andando incontro. Nel momento in cui nel dicembre, al di nel Natale del 44, la uh, Garibaldi Natisone viene chiamata e, e passa all'orisonzo per andare in uh, Jugoslavia, ha chiaro che lui è solo, è solo ad affrontare Oltre ai nazisti e ai fascisti, chiaramente che si trovano, che sono il nemico che è il primo, si trova come dire, da solo ad affrontare la minaccia eh, del corpo di liberazione jugoslavo. Quindi questa lui ce l'ha molto chiaro, cerca di ribadirlo in tutti i modi scrivendo anche in maniera ossessiva, ma certamente eh, siamo, aveva chiara la percezione, era un uomo. Di uh, idee chiare, cioè capiva, insomma, era un militare sostanzialmente, ma quindi aveva ben chiaro la situazione geopolitica che si stava sviluppando nel contesto e quindi denunciava questa situazione in cui dicendo: Sono di fronte schiacciato fra due nemici. Io una cosa volevo dire, eh, mi inserisco in questo contesto sono mesi che passano rapidi, quelli del 1944. È chiaro che i prodromi di quella che sarà l'eccidio di Portsus si svolgono già nel mese di luglio del 44, siamo a Pielungo, ben lontani se vogliamo da quel, da quel luogo, siamo ben oltre il confine eh, etnico così, di cui si parlava prima, quindi siamo, Pielungo è in comune di Vito d'Asio, no? quindi siamo di là del tagliamento. E lì accade un fatto eh, in cui, che vede i diciamo reparti Osovani Comandati da, Dona, da Verdi e da Don Ascanio De Lucca, eh, a un certo punto vengono, sono situati nel castello di Pielungo, eh, e vengono attaccati come dire, in maniera improvvisa dai, dai tedeschi, non succede nulla di drammatico, scappano sui monti, insomma, perdono, qualche, perdono qualche, diciamo così, un po' di munizione, un po' di armamento, ma non succede nulla di drammatico. Questo episodio di per sé marginale diventa motivo per mettere in seria discussione quella che è la leadership dell'Ausopo. La Garibaldi, in particolare Lizzaro, quella volta accusano in maniera violenta eh, gli Osovani di essere poco preparati, di non essere, diciamo così, all'altezza della situazione e fanno, come dire, un, Fanno dimettere. Fanno dimettere, ma restano in realtà... Però, però, però raccontiamola tutta questa storia, perché, ver, a, Verdi, perché no, a, Pielungo, a, Pielungo, a Pielungo mi pare che sono stati colti, non dico di sorpresa, forse sì. stavano anche... Scusate la no, battuta, no, no. dormendo. Non lo so, cioè, le testimoniano sono duplice. C'è cioè, anche. Non qualcuno lo so, Santuz che, lei che, che. Non erano con le armi ai piedi. Non, non erano con le armi ai piedi, piedi certo. ecco. Quindi... Sembrava che la posizione fosse, diciamo così, particolarmente sicura. Ma questo, comunque, non era motivo per. Tant'è che i, gli Osovani, che si erano trovati estromessi del proprio comando, si ribellano sì, a questo e, e qui, però, c'è un passaggio fondamentale. Cioè, è evidente l'atteggiamento sostanzialmente. Diciamo così predominante da parte della Garibaldi che vede lo Zoppo come un elemento di fastidio. Però sul confine, allora, sì. i, se, se vogliamo, i prodromi di, eh, di, di Porzus sono al, almeno due. C'è questa cattura da parte dell'onocorpus Corpus di tre partigiani che poi verranno fucilati a Drenchia. Mi, mi pare. Il, il diario di Bolla contiene anche un'affermazione di questo genere. Già il 6 febbraio ha avuto un'errata segnalazione che Bolla sarebbe dovuto scendere al piano, giacca e i suoi l'avevano braccato senza successo al punto del presunto incontro, quindi era già nel mirino. E poi c'è Porzus. Eh, quindi la questione confinaria, comunque, ha una rilevanza molto, molto, molto diversa. Credo che Pielungo, almeno da quel che, quel che ho letto io, quel poco che ho letto io, fu, furono veramente. Come dire, non avevano le armi ai piedi, prego. No, no ma, no, ma c'entra no, sì, cioè c'entra nel senso che, se secondo me, se posso interrompere, scusate, nel senso che qui è duplice l'aspetto, cioè eh, per quello volevo sottolineare l'aspetto di Pilungo. Pilungo forse non, è, non lo so, cioè vedete, ci sono delle relazioni che descrivono, ma non è il caso di entrare nel merito, quello che è evidente nasce e si eh, palesa, diciamo, in quel momento in maniera, chiara quello che è l'atteggiamento Garibaldino nei confronti dell'osopo. Quindi questo è evidente. Spanghero, lei, lei, una, una, no, Spanghero, lei come la vede? No, io, io dovrei eh, spezzare una lancia in maniera diversa. Cioè, se noi eh, limitiamo cioè, tutta l'attività degli osovani al semplice spirito patriottico, io penso che facciamo un, un vulnus a, diciamo, alla, a tutta la resistenza. Cioè il fatto di arruolarsi nelle, nelle, nei reparti dello SOPPO non aveva solo una questione di carattere nazionale, indubbiamente c'era anche la carattere nazionale. Io non voglio sposare per intero la tesi di Pavone per cui nella resistenza c'erano tre guerre, c'è una guerra di indipendenza, c'è una guerra civile e c'è una guerra di carattere sociale, ma indubbiamente sminuiremo cioè, i tantissimi. E, diciamo osovani che hanno partecipato alla resistenza, cioè con un'idea, intanto la prima questione era che bisognava abbattere il fascismo, il nazifascismo, Questa, no, no. la prima questione era, era scontata, dopodiché sulla questione dei confini c'era una risoluzione, la ricordava prima Buvoli, c'era una direttiva per cui c'era il principio dell'autodeterminazione, per cui il principio immediato era, cioè l'obiettivo immediato era sconfiggere il nazifascismo, dopo si sarebbe discusso dei confini. Chiaramente quei confini, eh, io vi ho citato alcune date, cioè 66, 18, 20, sì, 41. 41, cioè quel confine lì, anche da quella zona immobile, dai, da dove abito immobile. io, insomma il confine sentiamo, in cento anni, io sono Santuzzi. figlio di due sudditi asburgici, eh, quindi non sono miei, no, sono mio padre e mia madre, ho che capito. erano cittadini afriaci. Voglio dire, sì, non, è, non è lontanissima sentiamo, questa sentiamo questione. Santu, ascoltiamo Santu. In Europa... La Seconda Guerra Mondiale è stata una guerra ideologica oltre che di potere, cioè il nazismo contro lo stalinismo, quindi questo è vero, no che, che i, i tedeschi quando vedevano prendere prigionieri le parti russi andavano a cercare i commissari politici per ammazzarli, li sparavano, speciali, no? sì, sì. perché dovevano togliere questa ideologia e si è, è calata su tutto il resto e quindi anche qui dove stava arrivando con la sua armata popolare Tito c'era lo stesso problema ideologico che passava anche attraverso i cattolici non dimentichiamo i preti che certo. erano nell'organizzazione dell'Osoppo ma per Porzus io vorrei dire un'altra cosa ha detto Volpetti era il punto più orientale dell'Osoppo bene, leggendo la, la, la guerra del 43-44 il nono corpus faceva la massima pressione nell'alto isonzo a Tolmino per poi scendere lungo il Natisone. Quindi strategicamente un presidio guidato da un ufficiale eh, dell'esercito italiano, quindi anche armato, dotato di mezzi finanziari, logistici e di armi, tanto è vero che giacca quando va là preleva tutto, tra cui anche ingenti somme di denaro che erano state mandate dagli alleati. Quindi è eh, certo quindi era una cosa per cui uno come Giacca, che era figlio di quell'ideologia là, al di là che appartenesse alla, alla Garibaldi, eccetera, lui era uno fissato sui confini da portare al tagliamento. E quindi bisognava assolutamente eliminare quel presidio. Perché portare al bosco romagno i, i, quelli che sono rimasti a Porzosa e ammazzarli tutti? Eh, questa è veramente è una strategia bellica, ferocissima, che, che lui attuò, Bene. secondo me, indipendentemente sì. da Io altri so, come. Sottor... Fermiamoci un attimo e sentiamo Giannino Angeli perché anche questa sui confini è abbastanza interessante. Lei non pensa come un certo filone storiografico che furono, come dire, le frequentazioni degli Osovani con eh, frammenti della decima massa o con... Eh, repubblichini a come dire, scatenare eh, questo tipo di, eh, di conflitto. A un certo momento si dovevano trovare le scuse per eh, far passare, per accettare una strage che poi a distanza di anni è stata da tutti sconfessata. Ehm, eh, pur lei io penso che ci siano stati come ci sono, ma anche Tito addirittura ha avuto contatti con i tedeschi e quindi non mi meraviglio se ci fosse una cosa del genere. Ma ehm, Bolla, che a un certo momento era diventato il, il riferimento essenziale di tutte le formazioni partigiane osovane, aveva un'onestà che andava oltre ogni limite, che non si abbassava assolutamente a, una, a un contatto del genere. Sì, eh, la, la storia di, di quegli anni è fatta anche di molti infiltrati, di molte spie, di molti, si chiamerebbero con gergo sovietico, agenti provocatori. Insomma, è una storia che ha ancora molti chiaroscuri. Eh, secondo me moltissimi. Anche se, eh, nonostante eh, tutte le pubblicazioni da varie parti che sono fuori, eh, cercano di dare una soluzione abbastanza semplicistica, io non, non sono di quell'avviso. Io penso che eh, ci, siano, ci sia da spiegare, per esempio, il, il fatto di aver proceduto alla strage per gradi. Cioè, Uccidiamo Bolla Enea e quella ragazza sfortunata che è andata su. E poi, un giorno dopo l'altro, gli altri 15-16. Lì bisogna. Poi non c'è un documento scritto che dica: andate là, uccidete, fate.